Stangata tasse per i napoletani che dal 1 settembre, con la ripresa dell'attività lavorativa, pagheranno 300 euro in più rispetto alla media nazionale. Tra le tasse, quella che ha subito l'aumento maggiore è la neonata TARES, con un incremento del 14% rispetto alla vecchia TARSU. Dopo l'emergenza rifiuti, i napoletani si aspettavano maggior rispetto. Non ci meraviglia più di tanto, oramai ci stanno aumentando tutti. Non funziona niente, aumentano sempre le spese. Cioè un inversamente proporzionato, più non funziona il servizio più vengono aumentate le spese. È un spregio proprio grande soprattutto per noi perché abito a Caiano, quindi con la famosa discarica a Caiano dovevamo avere delle agevolazioni, ma io sinceramente non sono riuscito proprio a vederle queste agevolazioni. È uno schifo, perché non solo la spazzatura sta sempre per strada, paghiamo le tasse ma non siamo proprio serviti bene. Quella è un'altra tassa che dovrebbero proprio escludere, perché ci paghiamo per i servizi e non abbiamo i servizi. Dove stanno? Mi dica dove stanno i servizi? Spazzature, mezzi pubblici, niente. Questa è fatta la legge, trovata l'inganno. Ma dopo l'emergenza rifiuti ci si aspettava quantomeno un po' di rispetto per i napoletani? Altro che rispetto, ma anche proprio per l'ambiente, per i bambini, che è stata proprio una grande presa in giro. È assurdo perché i napoletani sono caricati di queste tasse continuamente, ma non solo, i servizi sono scadentissimi.